Bene, intanto che attendiamo che il videoproiettore si riscaldi e arrivi al punto giusto, rubo solo un minuto per ringraziare più che presentare, perché credo che il maestro della Longara non abbia bisogno di nessuna presentazione. Comunque siamo davvero molto felici ed onorati di averlo qui, anche perché non è semplice trovare incastri con le sue molte attività. Mi ricordo che la prima volta che ci siamo sentiti doveva in teoria in questo periodo essere in Russia, quindi insomma a Mosca. E, va bene, quindi io davvero faccio il mio dovere di bravo presentatore, quindi vi ricordo naturalmente che il maestro Dan Longaro è compositore, musicologo, autore e ideatore, ma anche conduttore di straordinari programmi radiofonici e televisivi su Rai Radio 3, su Rai 5, Radio 3 Suite, e Petrushka invece su Rai 5, per esempio, giusto per citare qualcosa. È presidente e sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma ed è pure docente di storia della musica del XX secolo alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. E io direi che siamo a posto, lascio anzi, volevo solo dire ancora una cosa, la zuppa è servita. Grazie. Beh, grazie di questa presentazione, così uno si sente anche più in imbarazzo, e grazie a voi di essere qui. E oggi, allora, non è che sia stata così precisa la commissione del festival, perché cioè, ma la musica, l'opera e la storia, o le storie e l'opera. Allora, queste cose sono più facili se uno ti dice, per favore, parliamo delle opere con il catalogo numero dispari, scritte negli anni pari dal compositore Settimino Mancino con la barba o dalla compositrice, una cosa precisa. Invece, l'opera e le storie, boh, brevi cenni sull'universo, d'accordo. Però io mi aggancio a quello che si è detto prima, perché abbiamo detto, si è parlato prima di un'arte popolare, nazionale, spettacolare. E più dell'opera veramente non c'è niente. Ma perché la zuppa è servita? Partiamo da una cosa. L'opera è fatta, come tutti sanno, da gente che canta sempre. E non si capisce perché. E come diceva Bertolt Brecht, non puoi sentire uno che muore cantando, a meno che il pubblico non canti insieme a lui, che è quello che succede nel teatro musicale, diciamo, post-opera. E questo dilemma, se sia più importante la musica o le parole, è al centro della nascita dell'opera. Ed è anche al centro dell'ultima opera di Richard Strauss, ottantenni, che si chiama Capriccio, che racconta proprio di questo, una contessa in un castello negli anni della riforma di Gluck. Gluck, compositore che col poeta Calzabigi verso la metà del Settecento ha detto, insieme a altri, perché periodicamente succede, basta con questi italiani che infarciscono le opere di virtuosismi, di fioriture, non si capisce più niente, la parola deve essere semplice, comprensibile, facciamo la riforma per riportare tutto a una idea di grecità, perché spuntano sempre i greci, vedremo perché, del concetto di opera. In questo periodo la contessa accoglie i suoi amici nel castello per un weekend, tra questi un compositore e un poeta, entrambi innamorati della contessa. Preparano lui un testo, l'altro lo musica, ma insomma lei li sfida a scrivere un'opera proprio sulle vicende di quei giorni, una scena musicale. E dà appuntamento il giorno dopo alle 11 nel salone al compositore, per capire lui che intenzioni ha. Ma il poeta dà appuntamento a lei alle 11 il giorno dopo nel salone, alla stessa ora. Siamo alla fine, lei non sa più cosa fare. È lì che si domanda, chiede aiuto a se stessa, allo specchio si vede. E cosa fare? Scegliere l'uno o l'altro? Scegliere la musica o la poesia? E mentre lì medita, e medita anche sul tempo che passa, lì Strauss ormai era arrivato a un momento di totale distacco dal mondo, e anche lei, in quel momento entra il cameriere e dice: la zuppa è pronta. E lei ci pensa un po' e sparisce. E non decide, non va da nessuna parte né dall'altra. Questa
sezione finale, tra le cose più melanconiche e strane, perché non è un addio alla vita e al tempo stesso una non risposta a una domanda così aiuto, precisa. La prossima volta mi porto una sedia e il telecomando. Vediamo un po', dovrebbe funzionare. Però non si vede, perché? No, qualcosa non va. Scusate, non si vede. Non lo so. Anna? Piano B. Scusate, siamo avvezzi. Vediamo se altri video, scusate, si vedono. Per esempio questo. Sì, no, mi vorrei andare in play. Questo sì. E il primo non si vede, perché? Piano B, sì. Scusate, Lo tolgo brutalmente? O vogliamo provare a leggere dalla chiavetta? No. Vabbè, facciamo questo esperimento. Intanto, se no lo sentiamo e basta. Peccato, perché ho visto che gli altri video si vedono. Ma sono cose che succedono, questo, perché il digitale è un fatto di fede. L'analogico è una cosa concreta, si strappano i nastri. Il digitale devi pregare e contare, vedete che succede. Qualcosa andrà storto. Infatti c'è anche nel cloud, io mi porto anche il mio PC, se volete però ve la posso cantare io. Però questa storia dell'opera è interessante perché è un'invenzione completamente italiana. E anzi, la musica cosiddetta classica è un'invenzione italiana. Nel senso che nasce la sonata, il concerto, nasce a Venezia, la sonata nasce a Roma, i primi strumenti musicali utilizzati sono fabbricati dagli italiani, l'italiano è la lingua che nel mondo serve per spiegare come fare un pezzo di musica, allegro, adagio, piano, forte, è come l'inglese per le materie scientifiche, diciamo così. Lei sta facendo, intanto io posso, ho fatto la radio 30 anni, posso anch'io parlare per sempre. Possiamo vedere se dalla penna direttamente. Bravo. E in tutta Europa sono andati i compositori italiani, quasi tutti napoletani di origine pugliese, a insegnare la musica nel mondo. Il primo musicista russo è di Bergamo, si chiama Katarino Kavos, che ha scritto l'opera nazionale russa, e anche questo vedremo. È proprio un'operazione made in Italy la musica, e ogni tanto dovremmo anche ricordarcene, come vedremo appunto con l'opera. Vediamo un attimo se funziona, riprova col play, se funziona bene, se no. Eccolo. Grazie, bravo. E grazie, piano B. Piano B è suggerito dalla signora Anna. Frau Gräfin, thank you.
trovo molto commovente questo passaggio e questa non scelta tra musica e parola. No, sto andando indietro perché questo lo vediamo dopo, lo vediamo dopo. Allora, andiamo a Firenze dove i Medici per un matrimonio dinastico nel 1589 organizzano un festeggiamento che dura 3 settimane. In questo festeggiamento il piatto forte è una commedia che si chiama La Pellegrina. Come era l'uso all'epoca, questa commedia in realtà è un pretesto, il testo si è perduto, per proporre degli intermedi, cioè tra un atto e l'altro si facevano delle cose a mo' di intervallo. Ma questo intervallo non era un cinegiornale dell'Istituto Luce, anche me li ricordo ancora, tra l'altro questi cinegiornali si usavano fino agli anni 60 ancora, chi ha qualche mese in più di voi se lo ricorda. E questi intermedi erano spettacolari, balletti, madrigali, cori, straordinarie macchine teatrali che ingannavano il pubblico con effetti specialissimi, altro che Guerre Stellari, una cosa grandiosa, musicisti, danzatori, strumentisti, una festa per gli occhi. E tutto questo era ballato o cantato dal coro o suonato, e il testo invece era recitato. Ed era una manifestazione di potenza, di potere, di sfarzo, una cosa straordinaria. Le testimonianze dell'epoca proprio ritraggono uno spettacolo di inimmaginabile ricchezza. Ebbene, questo spettacolo di inimmaginabile ricchezza era lungamente dibattuto proprio in questa casa qua dal conte Bardi e insieme a intellettuali, musicisti, poeti che si domandavano: ma sapete che c'è? Questa cosa perché non la facciamo invece di recitare e poi ospitare per esempio questi cori complicati con tutto questo contrappunto, queste voci che si intrecciano, perché non restituiamo la parola e il suo significato profondo facendo cantare anche le parole, ma cantarle in un modo speciale, cantarle delicatamente, da cantarle delibando parola per parola e facendo sentire accuratamente quello che si dice in questo testo. E ci provano proprio come opposizione a questa invadenza del contrappunto. Sentite, qui siamo all'inizio, come dire, in questo passaggio tra Medioevo e Rinascimento, e alle spalle di questa tradizione c'è la grande tradizione del contrappunto, cioè della polifonia esasperata fino alle estreme conseguenze, il riempimento di tutto lo spazio. Ecco, vedete, faccio gli effetti speciali e poi mi scordo di attivarli. Vabbè, questa è la sintesi di quello che vi ho detto. Non è così importante. E nemmeno questo, reazione alla complessità, eccetera. Ma questa è la reazione, a questa complessità. Sentite qualche momento, questo è un contrappunto di Hockenheim. Hockenheim è considerato il musicista forse più estremo dal punto di vista dell'uso della polifonia in epoca medievale. Questo è un canone a 36 voci attribuito a lui. Anche se non si legge la musica, sentite con le orecchie come si riempie lo spazio e come non si può capire nessuna parola. Basta vedere quanto, come, sì, vedete quanta roba riempie un po' alla volta. Bellissima l'idea di questa fascia sonora che ci avvolge, ma certo non si capisce niente. Ci sono 36 voci che cantano contemporaneamente.
in questo gruppo a Firenze, detto Camerata De Bardi, perché appunto era una casa, facevano parte compositori, musicisti come Peri, come Caccini, tra l'altro importante, erano tutti cantanti. Questo spiega anche il perché di questa attenzione. E grandi cantanti, strepitosi cantanti. Il Caccini scrive, veramente nei tempi che fioriva in Firenze la virtuosissima camerata dell'illustrissimo signor Giovanni Bardi de Conti di Vernio, ove concorreva non solo gran parte della nobiltà, ma anche i primi musici e ingegnosi uomini e poeti e filosofi della città, avendola frequentata anch'io, posso dire di aver appreso più da loro, dai loro dotti ragionari, che in più di 30 anni non ho fatto nel contrappunto. Imperò che questi intendentissimi gentiluomini mi hanno sempre confortato e con chiarissime ragioni convinto a non pregiare quella sorta di musica che, non lasciando bene intendere le parole, guasta il concetto ed il verso, ora allungando, ora scorciando le sillabe per accomodarsi al contrappunto, laceramento della poesia, ma ad attenermi viceversa a quella maniera cotanto lodata da Platone ed altri filosofi che affermarono la musica altro non essere che la favella e il ritmo e il suono per ultimo e non il contrario. Quindi questa idea della parola al centro dell'attenzione e questo riferimento a Platone ci conduce alla cosiddetta prima opera, cosiddetta, poi sai c'è sempre qualcuno che l'ha fatta prima, no? Il primo, poi c'è sempre uno che si alza dal fondo e dice ma veramente è stato scoperto l'anno scorso che prima ancora ce n'è stata un'altra. Comunque, 1597, la Daphne era uno degli episodi, degli intermedi della commedia, ripreso il tema, i temi sono sempre, all'inizio dell'opera sono sempre mitici, sono sempre straordinari, riguardano popolazioni, mondi fantastici, personaggi leggendari che possono veramente vivere cantando, questa è l'idea. Chi è un popolo che vive cantando? Devono essere dei, devono essere creature straordinarie. Guardate questo testo come viene musicato. Tu dormi il dolce, è rimasto qualche frammento, l'opera si è persa. Tu dormi il dolce sonno, ti lusinga con ali aura volante, né muovo ombra giammai tacite piante. Io che non ho riposo se non quando da lumi, verso torrenti e fiumi, esca il notturno sol a me gioioso. Adesso vi prego di ascoltare cosa diventano queste parole nella Daphne di Peri. Da prima, com'è carezzata, com'è che bellezza questa cantata in questo modo. Ripeto, erano tutti cantanti questi musicisti e questo continuo tornare alla Grecia per loro era un chiaro riferimento a Aristotele, che ci spiega che il pubblico che assiste a un grande dramma deve provare commozione e arrivare alla catarsi, entrare nel sentimento dei protagonisti di questo film, al punto di commuoversi e identificarsi. E questo può avvenire solo con la parola cantata, non con la parola detta. E questo è il punto di partenza. Tant'è vero che il De Sanctis, nella sua storia della letteratura, se ne accorge. È molto indispettito Francesco De Sanctis, quando si parla del 600, perché gli tolgono il giocattolo e lui si scoccia, scrive
Nella parola si sviluppava sempre più l'elemento cantabile e musicale, già spiccatissimo nel Tasso, nel Guarini, nel Marino. La sonorità o la melodia era divenuta principale legge del verso o della prosa e si fabbricavano i periodi a suon di musica. Ciascuno aveva nell'orecchio un'onda melodiosa. La parola non era più un'idea, era un suono. Questo movimento musicale della nuova letteratura, eccetera, eccetera. Allora, non vado avanti, però è come se ci dicesse che la musicalizzazione della parola, del verso, è un dato endemico, diciamo, della parola nel Seicento. La parola va verso il suono, va verso la musica. E, insomma, in questa maniera nasce l'idea di uno spettacolo tutto cantato, che viene detto nel tempo opera all'italiana, per distinguerlo da altri generi. Il termine opera, guardate, arriva tardi, nel senso latino di opus, e non dite mai, per fare bella figura, opera lirica, è proprio una stortura. Se vi sente Quirino Principe vi fucila, un critico sulle 24 ore. Allora, lirico, perché la parola lirica è stata appiccicata, non so da chi, ma ha a che fare con la poesia lirica, cioè l'idea che avevamo della lirica, della poesia lirica dei greci, accompagnata dalla lira, che si distingueva dall'altra perché era soggettiva, esprimeva un tesoro. Ma non c'entra niente con l'opera, opera, punto. Lirica, no. Non dire mai più opera lirica. All'epoca si chiamava in tutt'altro modo, divertimento, azione scenica, qualunque altra cosa. A questa festa dei Medici ci sono i parenti stretti, tra i quali Gonzaga, che come tutti sanno stanno a Mantova, e a Mantova c'è un musicista di corte che si chiama Monteverdi, al quale viene detto: senti, questa cosa è una figata, facciamola pure noi. E lui un anno dopo la fa e scrive l'Orfeo. Vedete, questo è un bellissimo allestimento fatto con i burattini. L'Orfeo stabilisce alcune regole che rimarranno per sempre. Una di queste è che l'opera va fatta precedere da una pagina strumentale, un preludio, un ingresso. E questo forse è il più bello di tutti. Pochi secondi, ma talmente bello, mette una tale energia che non si può non sentire. Thank you.
dopo il qual vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te, bella Euridice, sol per te, bella Euridice. Beh, meraviglioso, eh? È di una bellezza assoluta. Quest'opera, chiamiamola così, ottiene un successo folle. Considerate che non c'era l'idea di partitura di opera come abbiamo oggi. Centinaia di partiture che sono state scritte dopo sono perse, ma non erano partiture, erano canovacci dove i musicisti improvvisavano, leggevano le sigle come i jazzisti e facevano delle improvvisazioni. Alcune cose erano interamente scritte come i cori, eccetera, altre erano improvvisate, altre appena accennate dal compositore. E non era considerato un oggetto, e oggi i compositori considerano, ce n'è uno qua, considerano la partitura come se fosse una specie di Santo Graal. All'epoca era appunto un canovaccio da perdere, nessuno ci faceva caso. Queste opere per giunta erano eseguite tutte in saloni privati, in spazi privati, con le persone vicino, si cantava mica urlando come adesso, la vocalità era questa, quasi normale, e le persone erano accanto, si capivano perfettamente le parole, c'era una partecipazione fisica. Il teatro nasce dopo come spazio, nasce subito dopo, perché che succede? Che il buon Monteverdi era contento a Mantova, guadagnava poco, ma aveva una moglie che adorava, che purtroppo pochi mesi dopo questo Orfeo muore. Monteverdi non regge e si trasferisce e va a Venezia. Va a Venezia, però riesce ad avere un posto, come dire, prestigioso, cioè il maestro di cappella di San Marco, e a Venezia succede un'altra cosa molto importante, la più importante di tutte, e cioè nasce il primo teatro pubblico, il San Cassiano, quello là, eccolo qua, pubblico nel 1637 della famiglia Tron, che con, virgolette, spesa di molta importanza per recitare delle commedie. Ed è la prima volta che si apre un teatro, cioè l'opera ha un tale successo che tutti la vogliono. Poi considerate che abbiamo parlato di Firenze, intanto quasi tutti quei musicisti di cui vi ho parlato erano romani, stavano a Firenze ma venivano da Roma. E contemporaneamente a Roma c'era un altro compositore che tentavano anche loro di fare allestimenti e azioni teatrali e soprattutto sacre, visto che era Roma, interamente cantate. Insomma, l'opera doveva nascere. Come sempre i processi sono inarrestabili, poi che nasca a Firenze, a Roma, a Venezia è la stessa cosa, nel senso che se non avessero fatto i bardi l'avrebbe fatto qualcun altro. Questa idea di fare un'opera completamente cantata era nell'aria. E questo teatro è il primo, e cosa succede? Succede che arrivano altri teatri e che l'esecuzione di opere si moltiplica a Venezia, diventa un business. E diventa il business dell'opera. Nascono gli impresari, perché qualcuno deve organizzare il lavoro di decine di cantanti, musicisti, allestimenti, macchine sceniche, spettacoli strabilianti, perché questo era il gusto di sorprendere il pubblico. E soprattutto nasce il mito del divo o la diva del canto, che già all'epoca, caro mio compositore, veniva pagato 4 volte più del compositore. Il cantante 4 volte di più. Sì, anche adesso. E anche adesso Venezia ha 50.000 residenti, esattamente come nel 1600, a metà del 1600, 50.000, sempre quelli. Io penso c'erano gli stessi proprio. Tra l'altro, ho vissuto 2 anni a Venezia, secondo me sono loro. E poi arrivano i turisti, e perché? Perché c'era il carnevale dal 22, non ho segnato, mi ricordo, dal 26 dicembre, ovviamente, il carnevale fino al martedì grasso. E quindi c'erano turisti, c'era la solita roba, come adesso, pure quello. E si vendevano biglietti. Tutto questo gestito dagli impresari. Ogni tanto i padroni di casa intervenivano quando i bilanci non quadravano. Ma all'opera succede questa cosa qua. Torno indietro. Eccola. Allora, piccola, diciamo, geografia. Prego. Abbassare queste luci? Se non stacchiamo di nuovo il proiettore? No, cioè, lui, qui dietro c'è il notaio che ci ha detto di no. Voi non lo vedete, ma cioè, grazie. Un applauso alle forze tecniche del nostro festival. Grazie. La prossima volta possiamo mettere lo schermo là,
spegni troppo basso. Vabbè, ci arrangiamo. Comunque, Italia 1600, allora abbiamo detto. Firenze, poi cronologicamente Venezia, Roma e poi dopo Napoli. Scende proprio così. Dopodiché queste sono le date. Queste date che ho scritto sono quelle dove c'è notizia della prima esecuzione di un'opera vera e propria in questi paesi. Francia, i paesi di lingua tedesca, io ho detto Germania e Austria, dovrei dire paesi di lingua tedesca, sono i primi a recepire il messaggio e gli ultimi in un certo senso. Inghilterra, Spagna, Russia, la Russia un po' dopo, e altri paesi europei. In tutti questi paesi vanno italiani a insegnare a fare l'opera, in tutti. Quindi è solamente l'Italia che si porta a questa cosa, è un fenomeno italiano e con queste caratteristiche. L'idea dell'opera italiana, ovvero tutta cantata, grande novità rispetto al teatro musicale misto, cioè dove c'è parlato e musica, come musical per capirci, che in ognuno di questi paesi ha il Masque in Gran Bretagna, il Singspiel in Germania, l'Opéra Comique in Francia, la Zarzuela in Spagna. Parole diverse per dire la stessa cosa. A parte i generi, musica e parole separate. E, mentre da noi si fa questo recitar cantando. Ci sono le arie e c'è il recitativo, poi sentiremo anche degli esempi. Grosso modo il recitativo serve a raccontare la storia. L'aria o il coro, lo stato d'animo con cui si viene affrontato l'evento. Però le parti di azione vengono affidate al recitativo. Ecco, oh, questa è interessante. Fino al Settecento autori di varie estrazioni geografiche e linguistica si adattano ai generi teatrali italiani, che sono l'opera seria e dopo l'opera comica, che diventerà l'opera buffa, perché in genere c'erano episodi drammatici, per esempio Orfeo finisce malissimo, come tutti sanno, però ci sono anche episodi, diciamo, comici dentro. Poi i generi si separano. Quella di separazione dei generi è anche un elemento interessante, non c'è tempo di dire tutto. Poi, in alcuni casi, come ad Amburgo, i soggetti tradizionali dell'opera italiana a sfondo storico o mitologico vengono adattati al gusto locale, come gli avvenimenti politici di attualità, come l'assedio dei turchi. Questa è una cosa che soprattutto succede in Germania, ma è una cosa molto strana, cioè invece di privilegiare questi temi sovrannaturali, vengono anche utilizzati temi di attualità. Oh, poi nell'Ottocento si inverte questa tendenza, sono i musicisti italiani che vanno e adattano il loro stile ormai al gusto, allo stile, per esempio, francese, per esempio Verdi col Don Carlos, o Vespri siciliani, e anzi contribuiscono ad arricchire quel genere, a formarlo. Questo tipo di relazione e di rapporto c'è sempre stato. Vi racconto una storia buffa che riguarda proprio anche musicisti d'opera, però devo andare indietro, ma è interessante, la storia di queste tre persone. Allora, siamo in pieno Seicento. Un giovane rampollo francese, ricco e ben educato, Charpentier, viene mandato, come dire, a fare il corso di perfezionamento, e cioè in Italia ovviamente, perché in Italia la musica, lo stile italiano, come abbiamo visto, dominava in assolutamente tutta Europa. Quindi viene a studiare con Gian Giacomo, con Carissimi, questo signore qua, a Roma, che era considerato il maestro migliore di tutti, perché lui dice, io così imparo lo stile italiano, torno in Francia, la so più lunga degli altri e faccio il botto, perché mi perfeziono. Il poveraccio non sapeva che nel frattempo un italiano, anzi un fiorentino, Giovanni Battista Lulli, a 12 anni veniva adottato e portato in Francia ed era così bravo, così simpatico, così allegro, così divertente, così di talento, così geniale, che ballava, cantava, scriveva musica, che diventa il cocco di Re Sole, niente meno, e acquista un tale potere che diventa il padrone della musica in Francia, cioè nessuno può fare musica se non ottiene il permesso di Lulli, che diventa Lulli. Non solo, ma inventa lo stile francese che non esisteva, perché era di moda lo stile italiano. Il povero Charpentier torna in Francia, pensando di aver fatto, di fare il botto, e si ritrova questo ragazzino italiano che nel frattempo ha fatto piazza pulita e neanche a lui riesce a fare musica, cioè Lulli lo detesta, lo sbatte in provincia a fare cosette e gli dà le orchestre piccole, i gruppi minori. Che cosa ci insegna? Perché poi la musica e anche questa storia dell'opera ci insegna delle cose che riguardano l'oggi, per esempio sulla globalizzazione. Qual era la differenza che ha permesso, avete sentito, noi Gonzaga e i Medici, i Medici inventano questo spettacolo, Gonzaga invidioso lo rifà. In Italia, quello che non aveva capito Charpentier, avevamo un paese
frammentato, fatto di corti, fatto di chiese, fatti di piccoli governi locali, ognuno in competizione con l'altro. In Francia c'era il grande Stato centrale e lo stile italiano lo detestavano, non ne potevano più di questo imperialismo italiano. Avevano a tutti i costi, uno, l'esigenza di raccontare la centralità dello Stato, la loro identità e di crearla. E poi appunto di fare riferimento a una nazione che aveva tutt'altro tipo di equilibrio. Questo Lully l'ha capito, senza aver fatto il corso di perfezionamento, non è andato alla Bocconi o alla Louis, è andato per strada, col suo intuito e il suo talento. Invece Charpentier non l'ha capito. Quindi quello che io racconto è che è più importante capire le esigenze, la sensibilità del momento, che l'upgrade. L'upgrade in sé non ti dà nessuna garanzia, se non entri nello spirito dei tempi. E anche la loro musica ce lo dice. Brevi esempi. Questo primo è è la musica di Carissimi, cioè il vecchio maestro. E si sente che è musica vecchia? No? Perché fai così a mamma? Riproviamo. Adesso sentitelo lì, sembrano i Rolling Stones. Proprio un altro mondo, eh? La gente andava pazza per lui. Charpentier non rimane che diventare celebre per un pezzo e basta. Torniamo al nostro business dell'opera. L'opera diventa quindi non più un fatto per pochi nobili ricchi o per salotti di neoborghesi illuminati, ma un fatto popolare. E questo è il segno, cioè il mito dei cantanti. In primis quello dei castrati. Dunque nell'opera non si capisce mai niente. La caratteristica dell'opera è che è irreale, è surreale. Qui fanno Manon Lescaut. Andate a sentirla, se è un'opera, diciamo, scusate, il primo tempo racconta di una coppia che si incontra, loro, un gruppo sceglie da rifocillarsi da una carrozza, lì c'è dei giovanotti che perdono tempo, che guardano le ragazze, tra queste Manon Lescaut, che è la più carina, e, il bullo del quartiere si rinnamora e la rapisce, giusto in tempo prima che la capisca un vecchio porco ricco che stava nella carrozza che voleva rapirla lui. E invece la rapisce prima il giovanotto e loro volano e se ne vanno. Qui potrebbe anche finire l'opera, no? Vivono felici e contenti e finito. Ma che? Secondo atto, troviamo lei dove? A casa del vecchio porco. Mantenuta, ricca, che si pettina davanti allo specchio. Per cui dobbiamo immaginare che qualcosa è successo fatalmente, ma dobbiamo solo immaginarlo. E mentre lì che si fa bella, gli cantano un madrigale, eccetera, il vecchio porco se la ride, arriva l'ex e dice, ma sai, in fondo mi ami, ma un po' sì, dico, però vieni, però cuzzi i soldi, dai, scappiamo di nuovo, va bene, scappiamo, però aspetta, fammi prendere i gioielli, fammi prendere i soldi. Il porco se ne accorge, chiama la polizia e la arrestano. Finito il secondo atto. Quindi ogni atto finisce con una fuga, tra l'altro, eh? È molto interessante. Terzo atto, nel porto Damien, loro, insieme alle prostitute e i manigoldi, vengono tutti imbarcati a popolare le Americhe. L'ex cerca di salvarla, viene catturato anche lui e spedito nelle Americhe a scannare i nativi, come hanno fatto 100 milioni di pelle rossa più o meno, come li chiamavamo una volta. 100 milioni sono stati calcolati, sterminati.
Terzo, quarto atto, loro in mezzo al deserto muoiono. Fine. Li ritrovano nel deserto, che muore di fame, di sete e di stenti. Questa è, quindi voi dite, ci sono messi in 10 e si vede a fare il libretto, in 10. Però tutto questo, la musica di Puccini lo rende assolutamente ovvio, credibile, certo, perché no? E questo è il punto, che l'opera, le cose più assurde, non ho portato un certo libro dove c'è la storia raccontata, è bellissima, di tutta la tetralogia in due righe. Le storie più assurde diventano credibili. E peraltro, a volte che il libretto sembra inutile alla storia, ma voi provate a cantare per 2 ore la la la, non funziona. Per 3 ore, 5 ore, li 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 la la la, no, ci vogliono le parole. Nessuno le capisce, nessuno sa cosa dicono, perché diciamoci la verità, all'epoca se uno ti canta Orfeo qui lo capisci, ma oggi trovarci a 50 metri una signora che canta in una lingua sconosciuta, francamente non si capisce il tubo, tant'è vero che mettono i sottotitoli furbi anche nelle opere italiane, perché voi direte, è italiano che li metto a fare, no no, se quel guerriero io fossi, perché sennò non si capisce, poi è così, è complicata la storia, comunque i cantanti diventano l'epicentro di tutto, e in particolare i castrati. Questa storia dei castrati riguarda solo Roma, perché i castrati nascono per cantare nelle chiese che le donne non erano ammesse. E di conseguenza nei teatri gestiti dalla Chiesa non potevano cantare le donne, ma sempre gli uomini. Per cui gli uomini castrati facevano spesso il ruolo di donne, ma anche dei maschi. Ma anche le donne facevano il ruolo dei maschi. Perché parliamo di un periodo 600 e un po' di 700 in cui la voce straordinaria deve essere acuta, la più acuta possibile. Perché deve essere straordinaria, perché devi vedere un cristone alto 2 metri, largo 6, che canta così. E questo che è stupefacente. E quindi molto spesso abbiamo questi ruoli antravestiti per cui le donne cantano anche in opera di Rossini, cantano ruoli maschili. Oppure venivano cantati dai castrati. Castrati che erano trattati come dee, e il famoso Farinelli, contesi per 1000 motivi, anche non tutti, diciamo, confessabili, e i veri, fino a, diciamo, all'inizio del Settecento, poi il teatro comincia a rifiutarli e rimangono nei lavori ecclesiastici, l'Ottocento ancora li tollera e poi a Roma solamente per le liturgie. E questo Moreschi è l'ultimo castrato e questa è l'unica registrazione che abbiamo che ci dà la possibilità di sentire la voce di un castrato. Considerate che qui era molto anziano rispetto alla prima 60 anni ed era, non aveva più la voce di una volta, la registrazione è fatta con i mezzi tecnici nel 1902, quindi con il fonografo appena inventato, proprio fresco di stampa, per così dire. Però se vogliamo avere un'idea di questa cosa, che vi garantisco, se non avete sentita, fa un effetto spaventoso in un certo senso. Considerati veramente, lui non è mai stato un virtuoso Moreschi, perché ha cantato sempre nella Cappella Sistina e poi nella Cappella Giulia, perché a un certo punto la Cappella Sistina non ha più voluto i castrati e allora la Cappella Giulia sì, c'erano 2 cappelle una volta, adesso non più a San Pietro. Ma la questione della centralità dei cantanti riguarda anche e soprattutto il virtuosismo, ed è contro quello che si scaglia Gluck e i vari, riformisti, ma il virtuosismo è il centro dell'attenzione dei compositori e dei cantanti. I cantanti hanno mano libera di fare qualunque cosa, tant'è vero che i compositori a un certo punto si ribellano e per esempio Rossini scrive tutto, tutti i vari abbellimenti, tutte le colorature, ma guardate perché i cantanti erano considerati come dei semidei, sempre perché nell'opera tutto deve essere irreale.
in magro formato, e un nocchiero spaventato, spaventato, già sta aspettando fraga. Impressionante, no? Ecco, questa è, beh, lei è una diva. E, però la voce non è soltanto, no, beh, qui dobbiamo lasciamo stare la signora Gallas, non è soltanto elemento di, avete ancora qualche minuto? Perché voglio arrivare almeno a una cosa, elemento di stupefacente ammirazione per il virtuoso, ma anche elemento drammaturgico, soprattutto nell'Ottocento, e diventa protagonista. Vi faccio vedere adesso un breve pezzetto molto drammatico del grande duetto del quarto quadro del Don Carlo di Verdi, che ha un'importanza per una certa ragione. Intanto l'opera diventa un fatto politico, non racconta più soltanto storie straordinarie di creature leggendarie, ma man mano che passa il tempo entra più nel quotidiano. Verdi fa un'operazione strana, entra, ci fa entrare dentro i sentimenti più profondi che animano i personaggi, che però hanno sempre un loro doppio. In questo caso abbiamo due uomini, bassi entrambi, quindi c'è questa idea di due voci gravi, con un'orchestra affondata anche nei registri più gravi. Io però, scusate, ne approfitto per mandare un abbraccio al mio amico Michele Mannucci, che deve andare via. Ciao Michele, grazie di essere venuto. Dite tutti ciao Michele, ciao Michele. Grazie, ciao. È una persona a cui sono molto legato. E quindi è tutto profondo. Questi due uomini non sono due uomini qualunque. Uno sta confidando all'altro che il figlio gli ha disobbedito una volta di troppo e lo vuole punire severamente, o con l'esilio o con la scure. E l'altro gli dà il permesso di farlo, ma in cambio vuole la testa di un altro giovane che il primo ama più del figlio e quindi è costretto a concedere questo, ma gli provoca una sofferenza gigantesca. Quindi questo padre è pronto a sacrificare il figlio, ma non quest'altro giovane, amico del figlio, che lui ama più del figlio, che invece l'altro uomo vuole morto. Uno è il re, l'altro è il grande inquisitore. Quindi qui ci sono tutti questi poteri messi in ballo. Uno, lo Stato contro la Chiesa. Quindi il sentimento privato di questi due personaggi in realtà riflette un tema politico. Due, la nuova generazione contro la vecchia. Il vecchio inquisitore vuole la testa di questo Rodrigo perché è un innovatore, perché è un rivoluzionario. Quindi il potere contro chi lo vuole cambiare. E poi c'è la questione del padre, del rapporto padre-figlio, che in Verdi è sempre centrale, dove il padre poi è lo Stato, appunto. Non a caso, anzi due volte lo è simbolicamente, in questo caso lo è anche concretamente. Questo duetto è super drammatico, ma è reso drammatico soprattutto dal timbro di queste due voci. Ne vediamo un pezzetto perché è bellissimo. Oh.
Gramsci nelle sue lettere al carcere è dispiaciuto per il fatto che gli scrittori italiani nell'Ottocento non abbiano non solo poca risonanza il romanzo popolare in Italia, ma che non abbia nessuna influenza all'estero, in Europa. Però, dice anche, ce l'hanno i compositori. Quindi gli intellettuali italiani vivono attraverso la musica in Europa, ottenendo quel successo e dando quell'influenza che serve, ottenendo anche un'approvazione che ha soltanto la nuova arte del cinematografo. Questo accostamento tra cinema e opera è una cosa che troviamo in diversi momenti musicali, soprattutto in Puccini. Avrei un bel esempio, ma non ve lo faccio sentire perché perdiamo tempo. Però ritroviamo Puccini in una... questo dopo ancora. Ritroviamo Puccini in un'altra situazione, cioè in un momento topico di 007, dove si sovrappongono due situazioni. Tosca da un lato, il momento, il finale del primo atto, entra nella chiesa di Sant'Andrea della Valle Scarpia, il potere in assoluto, il male assoluto, che cerca il fuggitivo, trova delle tracce e ordisce il trucco attraverso il quale, seguendo Tosca, lo troverà e ucciderà tutti, e verrà ucciso a sua volta. Muoiono tutti in Tosca. E questo è quel momento in cui lui entra in chiesa e canta, e il coro lo accoglie, è un momento straordinario, dove la malvagità è esaltata al massimo livello. Contemporaneamente, durante questa messa in scena, 007 becca una banda di cattivoni che, con la scusa di andare all'opera, si scambia dei messaggi per comprare un'arma micidiale. Scarpia e il cattivone si somigliano. Nella scena c'è un gigantesco occhio, e quell'occhio è la scena del fatto che ti guarda in Tosca, ma è del 007 che guarda tutti con la macchina fotografica e col suo occhio. C'è questa sovrapposizione, c'è un contrappunto drammaturgico tra opera e film, assolutamente azzeccato e perfettamente realizzato, perché le due cose sono sovrapposte, ma non solo nessuna ostacola la comprensione dell'altra, ma ne amplifica il significato. Sarebbero 2000 chilometri. Qualcuno ha obiezioni? No. Qui no. Nessuna obiezione. Trasferiremo i fondi dalle nostre finanziarie in Siberia. Affare fatto. Che posizione hanno gli americani? La CIA non importa se c'è un altro dittatore, purché ottengano il loro tornaconto. Ma quando scopriranno di essere stati ingannati? Me ne sto occupando io. Sei sicuro che il Terra Project sia il miglior utilizzo del tempo del Quantum? Forse dovremmo spostare l'attenzione sui canadesi. È la risorsa più preziosa del mondo. Dobbiamo controllarne la maggiore quantità possibile. La Bolivia deve avere la massima priorità. Posso offrirvi il mio parere? Credo che dovreste trovare un posto migliore per incontrarvi. Dove credete di andare? Tosca non è per tutti.
poi vi lascio al lieto desinare, perché questo rapporto tra musica e politica, che abbiamo visto rende Verdi uno dei grandi padri della nostra patria, è anche l'obiettivo. Regie. Tutti protestano contro le regie moderne, che è un modo di dire, come dire, tutti protestano contro, non so, i cani a pelo lungo. E che vuol dire? Quando... Oh, faccio presto, giuro. Abbiamo lasciato una situazione in cui tutti scrivono opere come pazzi. I compositori buttavano le partiture, non importava niente, scrivevano un'opera dopo l'altra. Donizetti ha scritto 72. Scrivevano un'opera in una settimana, un'opera in una settimana, due al massimo. Era questo il mercato. Tutto questo con l'Ottocento comincia a rallentare e il repertorio comincia a avere la prevalenza sulla musica nuova. Ha una data questa roba, che è il 1827 più o meno, cioè l'anno in cui Mendelssohn ripropone al pubblico francese la Passione secondo Matteo di Bach, che era stata eseguita un secolo prima. E gli viene questa idea, c'è talmente bella che perché non la risentiamo? Che è un'idea assurda, nessuno viene in mente di fare la musica del passato. Ma nessuno, eh? Si faceva sempre solo musica nuova. Ottiene un grande successo, ma per ottenerlo mica la propone così come la scritta Bach. Cambia un po' qui, taglia un po' lì, mette degli strumenti nuovi rispetto a quelli vecchi, la adatta al gusto corrente e trova in quella partitura le zone che possono interessare il pubblico nuovo. Esattamente quello che fanno i registi oggi. A volte ci riescono, a volte no. Basta, se sei Peter Sellers, ci riesci. Sentite qua. Poi abbiamo un ultimo ascolto e è finito. Però questo è bellissimo. Clemenza di Tito, Act 1, they assassinate the president and set fire to the capital. Un'opera di Mozart. Primo atto. Nella Clemenza di Tito viene assassinato il presidente e viene dato fuoco alla capitale. Act 2. The president recovers miraculously. Secondo atto, il presidente miracolosamente si riprende. He says, "Bring me the people who did this." E dice, "Portatemi gli autori." Huge dragnet and the terrorists are brought in front of him. Vengono quindi portati i terroristi davanti a lui. He does three things. E lui fa tre cose. He forgives them. Li perdona. He deals with their issues. Affronta i loro problemi. And he invites them to join the government. E li invita a entrare a far parte del governo. Because until they have both representation and responsibility, no one will be safe. Perché fin tanto che a costoro non verrà data rappresentanza e responsabilità, nessuno sarà sicuro. We thought this was impossible. Noi ritenevamo che questo fosse impossibile. A fairy tale. Fosse una favola. Until Nelson Mandela formed a government with the people who tried to kill him. Fin quando Nelson Mandela non costituì un governo che comprendeva anche coloro che avevano tentato di ucciderlo. And said, "I will not do to you what you did to me." E fin tanto che lui non disse, "Non vi farò quello che voi avete fatto a me." The cycle of violence stops. Here. Il ciclo di violenza si ferma qui. With me. Con me e a me. That is the most important opera of the 21st century. Questa è l'opera più importante del XXI. How to stop the cycles of violence. Come fermare il ciclo, i cicli della violenza. All over the world right now. In tutto il mondo e ora, subito. That is Mozart's last gesture. Questo è l'ultimo gesto di Mozart. Ecco cosa serve l'opera e a che cosa servono i registi. Mi sembra che sia una dimostrazione straordinariamente attuale di quanto si possano leggere i testi in maniera che ci riportino alla contemporaneità. E per salutarci, visto che abbiamo parlato di cinema e opera, una delle caratteristiche tipiche dell'opera è quella di far entrare la musica dentro e fuori, l'azione qualche volta è eseguita sulla scena e quindi quella musica che sentiamo la sentono anche i protagonisti e altre volte la sentiamo solo noi e loro non la sentono perché loro intanto ci cantano sopra ma non sanno che è musica. Succede continuamente questo entrare e uscire, il che autorizza a trovarsi in situazioni come questa con le quali ci salutiamo.
Però devo dire che è stato uno shock per tutti quanti la morte di Ashley. Quello era sano come un pesce. Beh, non è prevedibile un attacco cardiaco. Attacco cardiaco? Ah, ma non mi faccia ridere. Brophy, che stai insinuando? Secondo me, credo che il dottor Ashley sia stato vittima di un complotto. E con questo vi saluto, grazie. Grazie, grazie, buona giornata. E grazie dell'invito, eh.